Benvenuti a questa edizione del telegiornale Governo. Ieri incassa il Conte bis la fiducia alla Camera. Bagarre in aula. Al termine di una giornata ad alta tensione, l'esecutivo ottiene il primo via libera a Montecitorio con 343 sì e 263 no. A favore Movimento 5 Stelle, PD e LeU, oltre ad alcune componenti del gruppo misto, tra cui Più Europa. Contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e una parte del gruppo misto. Le minoranze linguistiche si sono astenute. Zingaretti dice: un altro passo per cambiare l'Italia. Di Maio dice: è il momento del coraggio. In questo momento si sta svolgendo il voto al Senato, molto più delicato e molto più incerto di quello di ieri. Alla Camera dei Deputati è intervenuto Salvini, che ha attaccato Conte, e poi Conte ha replicato. Salvini ha detto che Conte è una mummia della Prima Repubblica e lo ha anche accusato, dicendo: non ho mai detto niente fino adesso, però ricordati il tuo curriculum all'inizio della legislatura. E Conte ha risposto dicendo: voi che continuate a gridare dignità, ma voi della Lega avete dignità? Atteso per in serata il verdetto appunto della fiducia al Senato. Il Premier dice: governo delle riforme, avremo toni sobri. L'opposizione lo contesta. Il Premier illustra il programma per la fiducia. No a scontri sui social. Il confronto avvenga nelle sedi istituzionali. Poi annuncia il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale. Durante la replica, caos e cori da stadio dai banchi di Lega e Fratelli d'Italia. L'agenda giallorossa: meno tasse per i ceti medio-bassi. Il decreto sicurezza cambierà. Conte elenca i punti: riforma fiscale che tenga conto della progressività, taglio del cuneo, stop all'aumento dell'IVA, revisione del patto di stabilità. E sui migranti annuncia importanti progressi con l'Unione Europea. Mercoledì sarà a Bruxelles per incontrare Ursula von der Leyen. Elezioni subito, Lega e Fratelli d'Italia in piazza davanti a Montecitorio. Salvini: se vogliono tornare alla legge Fornero, noi non li facciamo più uscire dal palazzo. Meloni dice: il popolo si ribella alla truffa. Berlusconi risponde: a Salvini abbiamo detto per molto tempo di staccare la spina col Movimento 5 Stelle. L'Unione Europea pronta la squadra di von der Leyen. Gentiloni delega agli affari economici. Google nel mirino degli stati USA, tutti e 50 aprono un'indagine antitrust, vogliono accertare se il colosso abbia il dominio sulle pubblicità e la ricerca sul web. Casa Pound e Forza Nuova oscurati sui social, cancellati i profili Facebook e Instagram. Di Stefano dice: sputo alla democrazia. Zingaretti: bene, basta odio. Brexit, Parlamento sospeso. Johnson insiste: nessun rinvio. Il Premier: c'è ancora tempo per un accordo entro il 18 ottobre. Lo Speaker dei Comuni, Barkov, annuncia le dimissioni. Campanello d'allarme per Putin: il suo partito perde a Mosca un terzo dei seggi. Effetto Navalny nella capitale, ma Russia unita tiene nel resto del paese. Paura sul volo Lamezia Terme Berlino: 8 feriti per una turbolenza. L'aereo della Eurowings è poi atterrato regolarmente. Carabiniere ucciso, indagato il collega Varriale. L'accusa è violata consegna perché non aveva l'arma. Grazie per aver ascoltato questa edizione del telegiornale, vi rimando alla prossima. Arrivederci.